Agrigento e in Piazza Cavour sono stati inaugurati giochi per bambini, acquistati dall'associazione Acquarinto. Presente anche il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè. Il tutto rientra nell'ambito di un progetto che è il progetto SAI, che è il progetto per accoglienza, integrazione e tutela dei richiedenti protezione internazionale. E abbiamo ipotizzato di poter attivare una collaborazione all'interno del progetto facendo operare i ragazzi nella posa in opera di questi giochini e si è parlato dell'infanzia negata, sono tutte persone molto giovani ma che non hanno mai avuto la possibilità di avere a loro disposizione un piccolo parco giochi come quello che abbiamo realizzato. E ci è sembrato bello anche coinvolgere le scuole e far sì che ci fosse un momento di unione e di aggregazione tra queste realtà. Il nostro obiettivo è quello di far conoscere quanto più possibile alla popolazione questi ragazzi, le loro storie, le loro ambizioni e quello che è poi il percorso di una vita migliore. Loro si fanno coinvolgere molto ben volentieri, perché è gente che ha molta voglia di apprendere, molta voglia di essere coinvolta e quindi qualsiasi iniziativa che la progettualità può attivare è vista da parte loro con grande entusiasmo e la loro partecipazione oggi dimostra proprio questo. Abbiamo ricevuto questo invito che abbiamo accolto con grande veramente piacere. Siamo vicini di casa, i nostri ragazzi erano già a scuola perché abbiamo attivato il piano scuola estate e quindi si trovavano già a scuola perché fanno parte diversi laboratori e questa ci è sembrata un'ulteriore opportunità formativa, un bel momento di inclusione, un bel momento di socialità all'aperto, per cui siamo qua per festeggiare questo momento di convivialità e l'inaugurazione di questi giochini che insomma ci auguriamo possano essere fruiti dai bambini al più presto in libertà e in sicurezza. Grazie ad Acquarinto e con i loro progetti proprio per l'integrazione dei minori e hanno realizzato e hanno donato alla città questi giochini. Qualcosa di molto bello, elegante, sobrio, anche perché ci troviamo in una piazza, non lo dobbiamo dimenticare, però è una piazza che ha una peculiarità, quella di ospitare durante la giornata, specialmente nei dopo scuola o anche nei giorni festivi, tante famiglie con bambini. E infatti proprio perché avevo avuto le sollecitazioni io da tante mamme, da tanti nonni e dai bambini stessi, quindi ho promesso e ho mantenuto la promessa di realizzare questi giochini. Così come qui Acquarinto mi ha aiutato anche nel completare quelli della Villa Bonfiglio, un altro passo avanti per migliorare la vivibilità agrigentina.